Parliamo con Glauco Benigni, con noi in studio, sociologo e autore del libro Apocalypse Murdoch, storia e leggenda del padrone di Sky, edito da Cooper Castelvecchi. In pochi tratti, secondo lei chi è Rupert Keith Murdoch? Intanto lui è un unicum planetario, uno di quelle evoluzioni genetiche che compaiono di quando in quando nella storia, è paragonabile ad alcuni grandi, senza fare i nomi, che una volta conquistavano i territori, oggi i grandi conquistano porzioni di etere, conquistano quelle, diciamo, quei sistemi di distribuzione che poi consentono loro di diffondere messaggi. Poi magari vedremo a favore di chi e per quale motivo. Comunque Rupert Murdoch è il maggior diffusore di messaggi, tutti quanti incartati comunque in un grande contenitore che si chiama intrattenimento. Ecco, è questa la caratteristica, no, principale di quello che lui intende informazione. È praticamente più intrattenimento che, sì, che news, che notizie nel senso, diciamo, classico. Beh, diciamo che lui, come ha avuto anche modo di affermare direttamente, con una visione semplicistica ed efficace, ma poi vedremo quali sono gli obiettivi finali, almeno secondo me e altri, lui individua nell'intrattenimento quell'appeal, cioè quella diciamo piacevole dedizione da parte dello spettatore o del lettore, dicendo: gli esseri umani lavorano 8 ore quando lavorano, se non sono disoccupati, dormono 8 ore, 8 ore vogliono divertirsi, vogliono essere intrattenuti, quindi sotto il cappello dell'intrattenimento lui pone tutto. L'intrattenimento, come è nella tradizione, diciamo, il varietà, eccetera, però poi ci mette anche lo sport, la fiction, i documentari, eccetera. Le belle donne, perché è stato anche uno dei pionieri, no, di questo tipo di, sì, 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 di informazione. Certo, lui ha sempre condito, diciamo, appunto, l'offerta di notizie con l'estetica, diciamo, femminile che compete alle giovani e belle donne. Murdoch non sarebbe neanche irritato se sentisse questa affermazione. Lui è a tutti gli effetti un uomo di mercato, che tradotto significa un mercante. Quindi lui apre un tavolo e ci mette delle cose. Vede quello che la gente compra e quello che la gente non compra. Quando vede che la gente compra sesso, sport e scandali, lui vende sesso, sport e scandali. Questo comunque è nella prima fase. Oggi lui non ha neanche bisogno di impacchettare, diciamo, dei generi privilegiati, perché quello che una volta era il suo, diciamo, bar dove si offrivano dei cocktail fondamentali, adesso è diventato un enorme supermercato in cui si offre di tutto impacchettato dentro un'etichetta che si chiama quasi dovunque Sky. È così, lui ha condizionato, no, il modo di fare informazione a livello chiamato così popolare, l'unione di massa. C'è una scala evolutiva dei consumi culturali, no, dei consumi di informazione. La parte più bassa, perché storicamente si trova in quella condizione, consuma più agevolmente, diciamo, prodotti leggeri, portati in un certo modo, in cui l'approfondimento, anche se non c'è, non ha importanza. Anzi, è meglio che non ci sia, perché sennò crea qualche problema. Sì, e soprattutto sono, diciamo, messaggi che devono essere sempre fortemente innervati da questioni emozionali, andare a colpire gli istinti più, io direi proprio primordiali, ecco, infatti sesso, scandali, sport inteso come machismo, perché poi si tratta di sport di uomini, non è che quelli più forti, più violenti, in cui c'è una competizione brutale, in cui c'è un'identificazione di base, insomma. Come McDonald's, è ecco, McDonald's, no? Ecco, McDonald's, paragone, che fa? Sì. Deve dare 1,5 etti, adesso non so quant'è, di carne al costo più basso, con 2 fette di pane,
nella migliore delle ipotesi, lui è lo stesso, no? Rupert Murdoch deve dare un'informazione, un'etta e mezzo di informazione incartata, basic, fa un frullatone, cioè i suoi consumatori si sentono più o meno soddisfatti. Poi ci sono le premium, le offerte premium, che sono quelle che insomma vanno ad aggiungersi, comunque però la forza, la portante dell'offerta è basic, è un mercante. Sì, sì. Un mercante di cultura. Sì, ma sì, chiamiamola cultura, insomma. Stili di vita per l'esattezza, cioè. And I think to myself, what a wonderful world.